Anticipazioni Beautiful, mercoledì 2 ottobre 2019. Eric è sorpreso nel vedere Donna a casa di Katie e soprattutto di trovarla in lingerie. Lei si scusa affermando di aver trovato sul tavolo un pacco dell'Intimate e di non aver resistito. Poco dopo Donna spiega al suo ex di essere ritornata a Los Angeles per aiutare Katie nella gestione della casa e del piccolo Will. Il patriarca appare un po' distratto e così decide di raccontarle tutto quello che è successo. Afferma di aver litigato pesantemente con la moglie, in quanto ha definito Pam pazza. E non solo. Non vuole che si sposi nel salotto di Villa Forrester. Per Donna, la Douglas è molto instabile psicologicamente. Ma se ha trovato la felicità accanto a Charlie e vuole sposarsi laddove la sorella ha vissuto per tanti anni, è giusto che venga accontentata. Eric sembra rasserenarsi alle parole di Donna e spera che anche Quinn possa comprenderlo. I due poi si lanciano dei bellissimi sorrisi, dimostrando che c'è ancora qualcosa di molto importante che li lega. Ridge nel frattempo è molto infastidito dal comportamento di Brooke, che sembra una vedova al capezzale del marito. Quasi se ne pente di essersi presentato a casa del suo nemico. Teme di perdere la donna che ama. Dopo un po' ecco arrivare il detective Sanchez. Il magnate conferma la versione di Ridge. È stato lui a sferrare il primo colpo e aggiunge che la sua caduta è stata solo un incidente dovuto alla rabbia del momento. È certo che Ridge non avesse alcuna intenzione di spingerlo giù. Il medico, quando il detective va via, avvisa i presenti che Bill dovrà essere sottoposto ad alcune visite. Ridge poi lo ringrazia per non aver sporto denuncia. Poi l'editore, rivolgendosi ai figli, si scusa per il dolore che gli ha provocato. Ad un tratto si sfila dal collo la collana con lo spadino, affermando di non voler più fare guerra a nessuno, e lo dà a Brooke.